Ciao a tutti ragazzi, in questo video farò la challenge in cui mi trucco senza specchio. L'idea di questo video mi è stato suggerito da uno di voi, perché io su Instagram chiedo spesso che video vorreste sul mio canale. E se non mi seguite ancora su Instagram, se volete seguitemi al più presto, perché lì interagisco spesso con voi e cerco più possibile di rispondere a tutti i vostri messaggi. Ok, adesso ovviamente iniziamo con il correttore e non so che pazzia sto facendo, però lasciate stare. Comunque, allora, so già che verrà molto male, vabbè, ovvio, non ho lo specchio. Sarà tutto abbastanza a casaccio. Allora, faccio del mio meglio, magari non viene così tanto male. No, vabbè, non è possibile. E ragazzi, non voglio avere delle macchie tutte chiare, però assicuro che non lo sto mischiando bene. Vabbè, credo che non vada male. Fra un po' possiamo continuare. Vabbè ragazzi, poi dopo sarà una sorpresa, mi guardo allo specchio e vedrò un casino. E adesso continuiamo con la terra. Vabbè, questo sarà forse più facile da mettere perché non lo so, però lo stesso. Speriamo non venga un casino incredibile. Ne metto tanta. Mi dispiace che sta finendo l'estate, non so perché questo mi ricorda l'estate, perché mi abbronza, non lo so. Quindi, però vabbè, che ci dobbiamo fare? Non riesco a immaginare come mi metterò male il rossetto. Vabbè, quella è un'altra storia per ora, quindi Credo che possa bastare. Giusto un altro pochettino. Piccolo, proprio pochettino. Che già ne ho messo proprio pochissimo, guarda. Ed ecco qua, vabbè. Credo che sarò proprio una salsiccia abbronzata, vabbè. Andiamo avanti con l'eyeliner. Oh mamma, io non so proprio come verrà, ma so che verrà uno schifo totale. Magari sono abile a truccarmi senza specchio ancora meglio di come mi trucco con lo specchio. Scherzo. Spero che non stia venendo storto. Vabbè, non lo so. Credo possa bastare, se no ne metto troppo anche di questo. Andiamo avanti con l'altro occhio. No, le sto facendo troppo lunghe. Aiuto. Vabbè ragazzi, so che adesso starete morendo dalle risate se è venuto male, però vabbè, lasciate stare, io morirò ancora di più guardandomi allo specchio. E adesso possiamo andare avanti. Adesso posso mettere un po' di ombretto marrone, questo qua, questo qua. E poi, vabbè, vediamo il risultato. Io lo vedrò alla fine, ovvio. Comunque, so che verrà male. Ragazzi, ho paura. Però è un po' più, cioè, senti più tranquilla a truccarti senza specchio, perché non stai là a guardare i minimi particolari. Vabbè, ovvio, perché intanto viene male lo stesso.
secondo me sarà un epic fail parte 2, come quando mi sono tagliata i capelli. Vabbè, credo che possa bastare, sennò... Va bene. Non lo so come sia venuto. Vabbè, comunque possiamo continuare. E adesso coloriamo le sopracciglia, sempre con questo colore. Allora, non ci credo che sto facendo. Perché mi chiudo l'occhio? Non lo so. Istinto. Secondo me tutto un globo marrone si fa, formerà un... No, ragazzi. Perché mi chiudo l'occhio? Ho paura che mi vada nell'occhio. Un altro pochettino che proprio non basta, ne ho messo pochissimo. Ok, credo che vada bene. Giusto, giusto, giusto un altro pochettino. Ok, basta. Basta. Ok, va bene. Allora, andiamo avanti ancora. Allora, continuiamo con il mascara. Vabbè, ragazzi, vabbè, non voglio dire niente ancora di questo mascara, sarà un caos. Però mi sono anche resa conto che ho detto... succederà un globo, ma non esiste la parola globo, cioè per un casino, pensavo tipo un caos volevo dire, invece mi sono confusa tra una parola inglese e italiana, quindi ho detto tipo globo. Vabbè, non è tanto difficile, mettiamo anche sotto, dai. No, non dovevo metterlo sotto, adesso succede un globo a caso. Forse il mascara è la cosa più facile da mettere. Beh, comunque globo in inglese, cioè glob in inglese vorrebbe dire tipo ammasso di troppo, non lo so, quindi sono confusa. E vabbè, comunque ho sentito che mi sono sporcata un po' il naso, quindi devo pulirlo un po'. Sì, era sporco, tanto sporco. Vabbè, non lo so se ho peggiorato la situazione. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ok, continuiamo con il rossetto, che questo è tipo brillantinato, come vedete, non lo so se la vedete ancora. Allora, verrà un casino incredibile. Non devo parlare, se no è peggio. Ok. Io lo sento che sta venendo non tanto 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 male, dai. Solo che forse il naso è un pochettino sporco. Vabbè. Un altro po' l'ho sentito che non ho messo bene. Non voglio neanche sapere come è venuto. Un poco più alto, se no non si vede. È un poco più basso. Ok. Ok, credo che non sia male. Forse ne ho messo troppo in mezzo, vabbè. Ragazzi, mi sono dimenticata di farmi le guance un po' rosa, quindi adesso le faccio un pochettino rosa. Vabbè, ne ho messo poca, però credo che vada bene. Non ne mettiamo troppa, sennò sembra brutto. E adesso possiamo... Ok. Adesso possiamo andare avanti, cioè nel senso no, andare avanti con il video che vedo con lo specchio, perché ormai abbiamo finito e so che sarà venuto un po' male, tipo sul naso, non lo so, vabbè, comunque vediamo. Ok, è arrivato il momento molto atteso.
Ecco qui che finalmente mi vedo per la prima volta. No, non ci credo, ma non è sporco sul naso. E poi guarda i denti, non lo sapevo che li avessi sporcati, vabbè. Comunque non mi truccavo così nemmeno quando ero piccola. E io pensavo di aver messo poco... Lascia pure il rosa sulle mani, vabbè. Pensavo di aver messo poco rosa sulle guance, invece sembro Peppa Pig che non si trucca bene. Anzi, Mamma Pig che non si trucca bene, fa ridere. Vabbè, allora vuol dire che se mi trovo in mezzo alla strada e mi devo truccare, non c'è uno specchio, sono nei guai. Mi è venuta una grande idea, magari potete provare anche voi a truccarvi senza specchio. Se volete poi mi mandate le foto su Instagram, così posso pubblicare queste foto sulle mie storie e ci facciamo una bella risata. E va bene ragazzi, adesso mi tolgo soltanto questo rossetto che ho sui denti, che sennò mi dà troppo fastidio. Wow, quanto. Dopo mi lavo i denti, che sennò rimane così per sempre. E comunque spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e che vi sia piaciuto questo splendido trucco. E vabbè, ricordatevi che se vi è piaciuto di mettere tantissimi like e se volete di iscrivervi a questo canale. E adesso possiamo incominciare con i saluti. Ciao Michela, ciao Anna, ciao Sarettina 224, ciao Storie Horror, ciao Elena, ciao Aida, ciao Letizia, ciao Francesca Bilotto, ciao Gaia, ciao Maria, ciao Matilde, ciao Angelica, ciao Alessia, ciao Riccardo, ciao Mary, ciao Giusy Fabio e ciao Stefano. Ed ecco qui, spero di nuovo tanto che vi sia piaciuto questo video e vabbè, non ne parliamo del trucco, vabbè, epic fail, però si sa, senza specchio è impossibile. Comunque ricordatevi di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao ragazzi!